cominciamo quest'altra giornata di merda. Lo vedi che ho la febbre? Di nuovo? Di nuovo, sì, non posso avere la febbre di nuovo. Rocco, 37,3, non è febbre. Ma lei non ha l'influenza, lei è solo triste. Sebastiano! Ciao, apri! Stiamo a parlare di Rocco, cazzo. Quello è un fratello nostro, B. Che non lo so. È la guardia resta. Ma che cazzo faccio a fare, che non c'entro niente. Ti manca? No. A te? No. Che indaghi a fare? Ti ha detto l'è suicidio. Mi voglio togliere una curiosità. Tu come la vedi? Questo è un omicidio, mica. Come si fa ad ammazzare una persona così? Sono tanti anni che faccio questo lavoro. E ancora me lo chiedo. Quanto fai, cuore mio? Mi stai rompendo i coglioni, Fernanda. Ho rilevato tracce di sangue. Ottimo lavoro, mica. Grazie. Chi c'è, mafio vicino? C'è sta il bulgaro. Ma che è successo? Sto giocando con tre tizi, ci ho fatto un po' di partite e ho perso in tutto quasi 4.000 euro, va bene così? Non me li devi dire, ragazzata, a me. Io sono rovinata. Ma come ci si può ridurre così? Che paese è questo? Agente Scipioni, posso esserle utile? Cerco Rocco Schiavone. Io stanotte passerei una notte di fuoco con lei. Non si può dire che lei non sia una persona diretta. È uno dei miei difetti. Mi permetta di presentarle l'Ada. Lei non ha mai avuto paura? Lo sa che non lo so. Però, dottor, con la curcuma, l'uovo fritto, c'è canta. Basta dare la lavata, sei sempre unto. Subitamente, dottore. Quando sei solo, ti fai compagnia con le cose di una vita. Grazie, Rocco. Ho deciso di andare a parlare allo Iocchi. Buon viaggio. È andata così. Questo sono diventato io, un assassino. Quindi un regalo da Dio. Grazie a Dio.